Ciao a tutti ragazzi, se state vedendo questo vlog, il primo vlog di Dice Games Italia, vuol dire che sapete di cosa parla il canale e avete fatto delle domande o cercavate delle risposte. E le avete fatte a me, che sono il master di Dice Games Italia. Per chi non lo sapesse, sono Luca Bellini di Devil Company, un gruppo di creatività. E faccio il master per Dice Games Italia. Ma passiamo subito alle domande. Allora, qualcuno di voi aveva delle domande più o meno, diciamo, pertinenti. Noi abbiamo fatto una cernita per questo primo vlog dove inizieremo a darvi delle risposte, per poi andare man mano nello specifico se avete domande più specifiche. Tra l'altro, se vi interessa fare altre domande, potete scrivere sotto nei commenti master due punti e la domanda. Noi vedremo le domande e provvederemo a rispondervi nei prossimi vlog o se capita anche in diretta. Ok, partiamo dal basico. Molta gente ha chiesto cos'è D&D? Nel senso, speravo di non doverlo spiegare, ma va bene, partiamo a spiegarlo. D&D. D&D è l'acronimo di Dungeons and Dragons, che è un gioco di ruolo che ormai ha 20 anni e passa sul gruppone ed è uno dei più conosciuti e importanti giochi di ruolo. Non è un videogioco, è un gioco cartaceo, nel senso che si gioca intorno a un tavolo con degli amici e non c'è nessun una grafica particolare di videogioco. Ci sono voi, i vostri amici e tanta tanta fantasia. Quindi non si scarica, non si cracca nulla, non è un videogioco. Ci sono videogiochi su questo brand e alcuni ve li consiglio caldamente, prima di tutti Neverwinter 1, non il 2, l'1, vecchio, ma veramente è il gioco. È il gioco e vi mettiamo la luminosità così diventa più luminoso. È un gioco, un videogioco basato proprio sul gioco di ruolo, da cartaccio, che segue molto le sue regole e quindi è molto, può aiutare molto a imparare. Never Winter Night. Questo è il videogioco ed è partita la ventola, porca di quella miseriaccia, ma vabbè, io continuo perché mi sono stancato ogni volta. Sono fortunato già che il live non succeda. Allora, stavamo parlando. D&D è un gioco di cartaceo. Quindi giochi di ruolo. Giochi di ruolo sono venuti molto prima dei videogiochi. Perché non c'erano i videogiochi. E molti videogiochi si sono ispirati ai vari giochi di ruolo. Alcuni dei più famosi, conosciuti, comunque si basano su un gioco di ruolo, o almeno sull'idea che è il gioco, di che cos'è un gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è impersonare un personaggio e svilupparlo. Svilupparlo sia come storia che, viste le regole, anche come scheda e quindi statistiche e tutto. Penso che qualcosa vi sia che questa cosa vi sia familiare. Perfetto. Spero che questo punto sia chiaro, ma per farvi qualche esempio, ci sono moltissimi giochi di ruolo. Sono meno famosi dei videogiochi perché hanno avuto meno pubblicità. Il merchandising e comunque le campagne pubblicitarie sui giochi di ruolo non sono così imponenti come quelle dei videogiochi, ma alcune sono molto famose, come D&D, ne abbiamo già parlato, Sine Requiem, no, non Sine Requiem, Vampiri, The Masquerade, ambientazione dove tu puoi giocare un vampiro, un lupino, HHH, tutte le creature della notte, diciamo. Poi c'è l'italianissimo Sine Requiem, questo qua è un'espansione. Molto bello, post-apocalittico preso dalla data della fermandosi alla seconda guerra mondiale. Cioè in piena seconda guerra mondiale è scoppiata l'apocalisse zombie. Molto molto bello. E poi il più classico, quello che è più famoso, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons che si divide in vari volumi, moltissimi volumi, migliaia di volumi, ma a noi ci interessano solo alcuni. Poi, altra domanda, passiamo alla seconda domanda che ho sentito. Partecipare alla campagna. Ragazzi, qualcuno di voi ha chiesto, posso partecipare? E io
Nel senso, sarei felicissimo di farmi partecipare, ma al momento questo è più che altro un esperimento per vedere come va. Non si esclude la possibilità che in futuro magari aggiungeremo o introdurremo qualcuno di voi, ma per ora non è nei nostri pensieri, perché stiamo noi stessi provando a vedere, cioè, siamo al secondo live, quindi alla seconda settimana di gioco. Magari tra un mese vi annoiate, noi dobbiamo vedere un po' se riuscite a rimanere connessi. Programma usato. Durante il live, durante i video che trovate anche su YouTube, vedete un programma che noi utilizziamo per la mappa, le pedine e i movimenti vari, o nel caso di Robin per disegnare. Vabbè, ma quello è un'altra storia. Il programma si chiama Roll20, lo trovate in lingua inglese, tedesca e qualcos'altro, non in italiano, ah, in francese, ma non in italiano. Non è così difficile da capire, però io lo sto trovando comunque abbastanza ingessato, molto utile perché non c'è un altro programma simile sulla rete, ma è un po' ingessato come modalità. E ci sto tirando testate, 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 spero di renderlo sempre più fluido. Già l'ultima volta mi è piaciuto di più, sono riuscito a fare le macro dei dadi ed era molto più facile. Altra domanda, quale edizione? Noi stiamo giocando alla 3.5, lo vedete qui, manuale base, versione 3.5. La versione 3.5 di D&D è considerata da molti una delle più belle. Molti altri apprezzano la 3.0, altri ancora la 2.0. Ci sono gli amanti del classico di Advance Dungeons and Dragons. Comunque, D&D si basa su tante edizioni. L'ultima, la quarta edizione, è stata la più bistrattata dai giocatori abituali. Perché si è spostato un po' troppo dai canoni del gioco. Ma sta di fatto che non è. Questa è una delle più apprezzate, la 3.5, ed è anche quella che conosco di più, avendo avuto 10 anni di esperienza su questo sistema di regole. Che comunque non è dissimile, per esempio, dalla 3.0. La 3.5 non è altro che, diciamo, un aggiustamento di regole. Ecco. In questo caso, volevo farvi vedere, perché qualcuno l'ha chiesto, e passiamo alla domanda, spiegare qualcosa brevemente sulle dinamiche di gioco, come trovarle, immagino parlavate dei manuali. Ecco, questi sono i manuali. Manuali del giocatore, essenziale, proprio il primo a prendere. Il manuale dei mostri non è essenziale, ma è molto utile. Se no dovete andare su internet a cercare le varie statistiche dei mostri o inventarvele o scriverle apposta ed è un lavoraccio pazzesco. E il più utile per il master, la guida del Dungeon Master, che è molto utile, non essenziale, ma diciamo che spiega meglio tutte quelle faccende interne al gioco che magari nel manuale base, che è per i giocatori, non si spiega, perché nel manuale base, nel manuale dei giocatori, si spiega solo quanto interessa ai giocatori prevalentemente. Quindi cosa vi serve per giocare a D&D? A D&D vi serve questi tre manuali, ma soprattutto questo. Gli altri sono opinabili, diciamo però che aiutano. E li trovate a 30 euro l'uno. Magari adesso li trovate molto meno perché comunque sono passati degli anni, c'è cioè la quarta edizione, magari se andate in fiera o cercate su eBay li trovate anche a meno. Però c'è un budget iniziale. Se avete un gruppo di amici potete dividere il costo tra tutti gli amici e così si ammortizza molto il risultato. Poi cosa vi serve dopo? Un set di dadi che trovate in tutte le biblioteche, in tutti i negozi specializzati di giochi. Che comprende i dadi di 4, di 6, meglio avere più di 6, un dado da 8, un dado da 10, un dado da 12 e un dado da 20. Perché questi tanti dadi? Perché si usano? Non è un sistema che si basa su un
su un unico tipo di dato, come per esempio è Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, per chi lo conosce, dove dici solo un dato solo numerico e un dado speciale, basta. Mentre qua ci sono diversi dadi. Poi, quindi lo potete trovare anche su eBay o da altri canali, magari risparmiando, perché comunque si trovano risparmiando, per quanto riguarda la 3.5. Tra l'altro, boh, non so se vi può interessare, ci sono voci sulla quinta edizione, che è la Wizard of the Coast, è corsa ai ripari dopo la quarta edizione, cercando di riaccalappiare tutta quella fetta di pubblico che aveva perso. Anche grazie a Pathfinder. Pathfinder è quello che doveva essere la quarta edizione di D&D e che non è stato. E Pathfinder è molto apprezzato e non è escluso che magari ci giocheremo in un futuro simile a D&D, ma migliorato da un certo punto di vista. E altre cose che stiamo per giocare: set di dadi, matite, le schede le trovate in fondo ai manuali, vi basta fotocopiarlo, le trovate anche su internet gratuitamente, le stampate e le copiate. E poi la cosa più importante: un gruppo di amici con cui giocare e un master dove fare il narratore. Una cosa molto importante: il master non ha lo scopo di vincere, il master non è l'antagonista. Al master, il suo scopo non è uccidere i giocatori, ma è farli giocare. Questa è una cosa molto importante, perché decide tutto. Perché il master ha poteri infiniti. Cioè, se dici che c'è una mucca in mezzo alla strada, la mucca è in mezzo alla strada. Se dici che quella mucca non la potete spostare, e voi dite, ah, no, ma io sono un orco barbaro, 15° livello, potentissimo, ma il master dice, no, non si può spostare. Non si può spostare. Ovviamente, a mucca in realtà si può spostare normalmente, è questione del master. Il master deve giocare rispettando anche lui le regole, ma il master può travaricare le regole, essendo master. Le regole si devono usare, ma se creano problemi le regole, il master ha comunque la possibilità, il dovere di assicurarsi che sia il gioco a procedere, a dispetto di magari 20 minuti persi a cercare una regola. E brevi dinamiche di gioco, è stato chiesto. Perfetto. Brevi dinamiche. D&D si basa a turni quando si tratta di combattimento. Quando non si tratta di combattimento, si agisce a narrazione. Banalmente, un esempio potrebbe essere: vi trovate in una locanda, cosa fate? Che tra l'altro, come abbiamo iniziato la Dice Games Italia, per fare proprio un grande classico. E a quel punto è solo il giocatore a decidere, a dire quello che fanno. Possono dire qualsiasi cosa, ma anche loro hanno delle regole, hanno dei limiti e devono rispettarli. Soprattutto non devono cercare di fregare il sistema. Come al solito, anche in questo gioco esistono power player, meta player, ma come al solito, sono persone che sarebbe meglio distruggere o in qualche modo cambiare. Perché? Perché lo scopo non è vincere, lo scopo è divertirsi, è fare una storia. Porca miseria, ci sono le possibilità infinite, puoi essere qualsiasi cosa, puoi partire dal banale salvare la principessa all'essere il fattore che ha trovato la spada sacra e quindi deve trovare qualcosa, deve scappare da un'orda di demoni che sennò uccideranno la sua famiglia. Può essere qualsiasi cosa, è solo la fantasia del master ad essere un limite. I giocatori devono rispettare le regole, la struttura data dal master e dai manuali per garantire un gioco, se no è a chi ce l'ho più lungo. Ah, io tiro una spadata e taglio la montagna. Ah, io lancio pugno tonante, pugno sonico. Ah, io faccio l'onda energetica. Sai che casini sarebbero? E ci sono anche giochi che si basano al celalunghismo, chi ce l'ha più lungo. E praticamente puntano a: più è bella la descrizione, più è figa la descrizione, più è potente il colpo. No, D&D non è così. D&D è un gioco dai numerosi parametri, molti, molti parametri. Ci sono anche molti numeri. Può spaventare facilmente il neofita.
Ma non preoccupatevi, D&D non è in realtà così complicato. C'è un po' di meccanicismo dietro per iniziare il gioco, ma serve per avere un personaggio completo e ben definito, non vago. La cosa che consiglio, beh, finiamo un attimo sulle breve dinamiche, aiuto più scuro. Allora, vedendo sulle breve dinamiche, quindi si basa la narrazione quando non c'è combattimento. Quando c'è un combattimento si va a turni. Quindi ognuno tira l'iniziativa per vedere chi va prima e chi va dopo, e poi uno alla volta si fa le proprie azioni. Due azioni a testa, di solito le classiche sono muoversi e attaccare, però in realtà queste sono due azioni generiche, e tu puoi usarle come vuoi. Puoi fare due azioni di movimento, puoi muoverti e osservare, puoi correre. Puoi usarle in modi diversi, installare un'arma, puoi fare molte cose. E la costruzione del personaggio si basa su prendere i manuali, leggersi e decidere quello che... e seguire le istruzioni. In realtà sono molto chiari se segui passo per passo quello che ti dicono. Non è complicato. Passo per passo i manuali ti spiegano come fare questo, come fare quello, come fare l'altro. Ma passando a quanto ci vuole imparare a giocare, cosa ci vuole, l'ho risposto prima, ragazzi. Manuali, dadi, le persone soprattutto, e master. Master, i giocatori, la cosa più importante. Soprattutto alcuni di voi mi hanno chiesto, io come faccio a fare il master? Come faccio? Che accorgimenti devo prendere? Allora, fare il master non è semplice, è il ruolo più impegnativo del gruppo, perché devi pensare alla storia, devi pensare alla storia, devi pensare agli antagonisti, devi pensare a come si comporteranno i giocatori affrontando gli antagonisti, devi pensare allo sviluppo della storia. Praticamente essere master vuol dire essere praticamente uno scrittore o sceneggiatore. Stai sceneggiando una storia di cui però tu hai solo dei punti fermi, solitamente, diciamo di arrivo, banalmente. Potremmo prendere un esempio, ok, master ha deciso che il gruppo di avventurieri entrerà dentro la grotta e arrivato a metà del dungeon troverà una leva. Troverà una leva che, se tirata, diciamo, farà inabissare, farà entrare l'acqua nel resto delle grotte sotto, costringendo gli orchi a uscire fuori e in modo da poter massacrare comodamente. Ok, questo è il piano del master. Ma se i giocatori non lo rispettano? Se i giocatori fanno il ragionamento, però se io inabisso le grotte, vuol dire che io non posso prendere il tesoro che avranno questi orchi, e io voglio il tesoro, pensate a Egon Lester, è il tipico personaggio che non lascerebbe mai andare un tesoro, allora i personaggi non useranno quella leva e scenderanno. E questo è già diverso. Il master a questo punto deve pensare anche al tesoro. Quindi il master deve pensare a una struttura con alcuni punti di arrivo. Ci sono alcune situazioni a cui bisogna arrivare, ma deve rispettare le scelte dei giocatori. Se un giocatore decide di mandarti a ramengo la storia, te la manderai a ramengo e tu devi lasciargliela fare. I master che costringono su un binario solo, e da quel binario non ci si può spostare, esempio: ah, salvatemi, il re vi chiama e voi dovete salvare la principessa. No, guarda, a noi non ci interessa, siamo pure una compagnia di malvagi, quindi la principessa non ce ne frega nulla. E invece vi ritrovate costrette a salvare una principessa di cui non ve ne può fregare una mazza. Quello è un esempio di master di merda. È un master che non sa gestire il gruppo. Gestire il gruppo significa dargli una possibilità, dagli delle possibilità, e poi sta ai giocatori imboccare una, l'altra o l'altra. Quanto ci vuole imparare a giocare a questo gioco? La cosa che migliore, che consiglio sempre, è che ci sia qualcuno che abbia già dimestichezza con le regole, uno nel gruppo, ne basta uno. Solitamente questo uno sarà il master, perché è consigliabile. E con una persona comunque dentro che sa le regole, che insegna, vi posso assicurare che le regole le potete imparare in
pesetto scarso, giocavamo una volta al mese. Non le saprete benissimo, ma non è quello l'importante. Le regole si impara man mano. È uno che deve preoccuparsi di sapere le regole, il master. E comunque può non saperle tutte perché alcune volte può decidere di sana pianta di fare le cose in un certo modo, anche se il manuale è scritto in un altro. Questo manuale è una mega struttura, ma non è essenziale da seguire. È molto importante. Il master può uscirne fuori, può fare come più interessa. Quindi, con una persona interna al gruppo che sa già come si gioca, è molto veloce. Nel senso, si può imparare in breve tempo, un mesetto scarso. Se nessuno conosce il gioco, uno si deve fare lo sbattone. Uno deve prendersi i manuali, leggersi, capire come si gioca, almeno il basico, e iniziare a giocare. In quel caso si parla di 2 mesetti, ma 2 mesetti, fate caso, incontrandosi una volta alla settimana, nel tempo che trascorre tra un appuntamento, una sessione di gioco e un'altra, il master si legge le regole, se le legge, ci riflette, fa delle prove, ci ragiona, ma non è difficile, basta seguendo le regole, seguendo quello che ti dice qua, è un manuale guidato. Niente di più, niente di meno. E non è così complicato. Però ci serve qualcuno che sa le regole o uno che si faccia lo sbattone. Tutti gli altri seguiranno, verranno dopo. Impareranno poco a poco da quello che sa le regole. Niente di più, niente di meno. E perfetto. Allora, manca un ultimo punto. I punti esperienza. I punti esperienza sono tipici dei videogiochi, soprattutto tipici dei GDR, dei giochi di ruolo. D&D. D&D si basa in un modo, ha un metodo suo di basarsi sui punti esperienza. I punti esperienza in D&D vengono dati solitamente in base ai mostri che sconfiggi. E tot punti esperienza decisi però arbitrariamente dal master possono essere dati per la disattivazione delle trappole o per risoluzione di indovinelli o semplicemente perché uno dei personaggi ha avuto una buona intuizione sulla storia. Comunque, andando a pagina, per esempio, sul manuale del Dungeon Master, pagina 48, abbiamo iniziato ad avere la parola incontri. Incontri, difficoltà, tabella su tabella, tabelle su tabelle, tesori. È un po' complicato, ma niente di infattibile. In pratica, i punti esperienza vengono dati appunto uccidendo mostri. Ma alcuni master preferiscono dare punti esperienza ai singoli giocatori. Tu hai ucciso 12 orchi? Bravo, ti prendi i punti esperienza di 12 orchi. Tu hai ucciso un orco? Ah, poverino, mi dispiace. Prendi i punti esperienza di un singolo orco. Ma questo è molto sbagliato. Perché? Perché un ladro non ammazzerà mai come un barbaro. E un bardo si sognerà di uccidere il mostro di turno. Quindi il master non può usare questo metodo, perché sennò avrà personaggi molto sbilanciati. Il barbaro salirà molto rapidamente di livello, gli altri meno. E non va bene. Il più classico, invece, il più corretto, è vedere quanti punti esperienza valeva tutta la missione, l'intera missione. Mettiamo caso, un gigante, 10 orchi. Che cacchio ne so, due cani che passavano lì e l'hai presa a calci, bravo. E il contadino che è morto per sbaglio, però tu volevi punti esperienza. Va bene, fai il totale, diciamo che viene fuori 2000 punti esperienza, hai 4 giocatori, dividi 2000 punti esperienza per 4 giocatori. Semplice, rapido, paritario, ma non meritocratico. Ma non meritocratico. Quindi alcuni potrebbero storcere il naso. A me non dispiace. Perché? Perché se il gruppo iniziano ad esserci animosità nel gruppo, a te ti ha dato più punti esperienza di te, allora io cosa ho sbagliato? Ma perché te l'ha dati? A me no? Ma io l'ho ucciso di più? Ah, ma io ho risolto il indovinello? Veramente, ragazzi, rischiate che il gioco diventi un incazzarsi a vicenda tra i giocatori. Con il master che è il punto focale dell'incazzatura, perché
perché è lui che dà il punto di esperienza. Volendo evitare questa storia, la cosa migliore rimane il fatto di dividere equamente il punto di esperienza. Volete dare dei premi ai giocatori più bravi, più forti, che hanno ammazzato di più o che hanno risolto maggiormente gli indovinelli? Dategli qualche tesoro particolare, qualche ricompensa in gioco. Possono essere varie, un tesoro, un oggetto, denaro, riconoscenza, fama. Se sei l'eroe che ha salvato la principessa, tradiamo la solita principessa, la principessa maledetta, eppure buzzicone dal drago, sei comunque il cavaliere che ha salvato, l'eroe che ha salvato la principessa buzzicone dal drago. E il caro paparino regnante ti sarà riconoscente. Non è poco. Quindi ci sono anche altri tipi di ricompense. Personalmente, se vi chiedete cosa usiamo noi per Dice Games Italia, io sono ancora più pigro. Io non mi piace il calcolo dei punti esperienza, perché ai primi livelli sali su subito e poi man mano sali sempre più lentamente di livello. Io più che altro prediligo l'avanzamento di livello per il raggiungimento dell'obiettivo. Banalmente, sul blocco del capitolo, fine capitolo, si inizia il nuovo. Perfetto, hai sbloccato, hai finito tutto il capitolo, vuol dire che hai fatto tutto, ti ricompenso con un livello. Quindi, diciamo, si sale a livello a prescindere da un certo punto. Quindi non prendi più di esperienza. Quindi è proprio, decide il master quando. Sì, nel mio caso sì. Ragazzi di Dice Games Italia non importa questo, anzi, gli va benissimo. Magari ai vostri giocatori o voi che ci state pensando di fare una campagna, la cosa non vi fa impazzire. Usate i punti esperienza, ragazzi, vi consiglio il metodo di visione meritocratica, non meritocratica, ma democratica tra tutti, quindi ognuno si prende una fetta uguale della torta, ma va bene, non è un problema. L'importante, ragazzi, è divertirsi. So che adesso siamo arrivati alla conclusione del video, so che non sono stato chiarissimo, non ho risposto a tutte le vostre domande, ce ne sono state altre, ma ragazzi, man mano ne parleremo. Questo era proprio il primo vlog per discutere con voi delle cose basilari. Questi punti erano i punti basilari su cui discutere e mettere subito in chiaro come si gioca, che cos'è D&D, cosa serve per giocare e altre cose. Non è facile il lavoro del master, c'è bisogno di un po' di impegno, ma dà molte soddisfazioni, soprattutto se siete gente con molta immaginazione e che piace pensare o inventare delle storie. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo vlog, ci vediamo, spero, proprio in live, in streaming. Mi raccomando, se avete domande, scrivetele qua sotto, scrivendo master, due punti, la domanda. Io vedrò di rispondervi man mano a tutte le domande che fate e diciamo che per oggi abbiamo concluso. Oggi è sera, si nota, è un po' buio, ma per questa volta abbiamo concluso. Io vi saluto, spero di rivedervi tutti quanti e buon gioco, ragazzi. Spero veramente che qualcuno di voi inizierà a giocare a D&D o comunque a gioco di ruolo giusto perché ha visto giocare a noi. Già di per sé quello è un grande risultato, è una bellissima cosa da sapere. E già un paio di voi mi hanno mandato dei messaggi. Mi avete fatto un grandissimo piacere ed è stato molto bello leggere. Io vi saluto, ragazzi. Come al solito, ci vediamo prossimamente. Ogni volta mi viene quasi da invitare Quint nella sua uscita di video, ma non lo devo fare. Ragazzi, io vi saluto. Ciao, bagai. Alla prossima.